Buongiorno a tutti dagli equivoci lettori. Oggi prenderemo un tè insieme a Jonathan Swift e i viaggi di Gulliver. Il nostro amico Gulliver è appena arrivato a Lilliput e il re ha ordinato a due ufficiali di perquisirlo. Il re mi consegnò a due ufficiali tremanti di paura e io feci loro esplorare le mie tasche. I due ufficiali, forniti di carta, penna e calamaio, stesero uno scrupoloso elenco di tutto quello che avevano rinvenuto. In seguito tradussi l'elenco che qui riporto. In primo luogo, nella tasca destra della giacca del grande uomo montagna abbiamo trovato soltanto un enorme pezzo di tela ruvida, così grande che potrebbe servire come tappeto nel salone di governo di Vostra Maestà. Nella tasca destra del panciotto abbiamo rinvenuto un enorme fascio di fogli di una sostanza bianca e sottile, piegati uno sull'altro, grandi circa il triplo di un uomo, legati con una robustissima fune. Sopra questi fogli si potevano vedere alcuni segni neri e noi pensiamo umilmente trattarsi di fogli scritti e che quei segni siano lettere alte quanto il palmo di una delle nostre mani. Nella tasca sinistra del panciotto abbiamo rinvenuto un arnese che reca infissi sul dorso una ventina di pali, che lo rendono somigliante a un tratto della palizzata che sta di fronte alla reggia di Vostra Maestà. Noi pensiamo che questo strumento l'uomo montagna lo adoperi per pettinarsi, ma non abbiamo voluto infastidirlo con troppe domande, considerando la difficoltà di farci capire. Nel suo coprimezzo, così chiamavano i miei calzoni, vi erano due tasche. Da quella destra pendeva una grossa catena d'argento alla quale era attaccata una macchina fantastica. Si trattava di un oggetto rotondo, per metà d'argento e per metà di una sostanza trasparente. Sulla parte trasparente abbiamo visto strani segni disposti in circolo e quando abbiamo cercato di toccarli, quella strana sostanza trasparente ce l'ha impedito. Il nostro ospite ci ha poi accostato lo strano oggetto all'orecchio e ne veniva fuori un fracasso senza sosta. Noi saremmo portati a pensare che si tratti del Dio che egli venera, poiché egli ci ha assicurato, se abbiamo capito bene, poiché la sua conoscenza della nostra lingua lascia ancora desiderare, che non compie quasi nulla senza consultarlo. Diceva che per lui era come un oracolo e che solo da lui conosceva l'ora adatta per ogni azione della giornata. Quanto descritto sopra è l'esatto elenco di tutto quello che abbiamo rinvenuto addosso all'uomo montagna, della cui civiltà e urbanità nei riguardi di una commissione inviata da Vostra Maestà dobbiamo tessere un particolare elogio. Grazie mille per il tè, ci vediamo domani.